Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 7, dal versetto 31 e seguenti, leggiamo: gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Gesù si trova in una regione straniera e, uscendo da Tiro e passando per Sidone, delle persone gli portano un uomo sordomuto. Gesù accoglie la loro richiesta, la loro preghiera, e lo porta in disparte lontano dalla folla. In questa occasione, come in altre, Gesù agisce con discrezione. Non vuole fare colpo sulla gente. Lui non è alla ricerca della popolarità o del successo, ma desidera soltanto fare del bene alle persone. Con questo atteggiamento Gesù ci fa capire che il bene va compiuto senza clamore, senza ostentazione, ma in silenzio. Gesù, dopo aver compiuto alcuni gesti sul sordo muto, guardando verso il cielo, dice «Efatà», cioè «apriti». E subito l'uomo viene guarito. La guarigione fu per lui un'apertura agli altri e al mondo. C'è un legame stretto tra ascolto della parola e capacità di comunicare. Chi non ascolta resta muto, anche nella fede. Gesù ci apre l'orecchio perché solo ascoltando Dio possiamo parlare di Lui. Solo ascoltando la Sua parola possiamo dire le nostre parole. È necessario perciò anzitutto ascoltare la parola di Dio perché essa purifica e fecondi le nostre parole, il nostro linguaggio, il nostro stesso modo di esprimerci. Solo quando Lui ci dona la Sua parola ci apriamo alle necessità dei nostri fratelli sofferenti e bisognosi di aiuto. La guarigione del sordo muto ci indica che dobbiamo anzitutto ascoltare Dio e poi comunicare agli uomini il suo amore. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.